ne pensi, Bruno, che ne pensi di a scaldare le manine di Santina, che le vedo che sì, sta... Sì, noi adesso abbiamo solamente grazie, Mauro. Musiche, che lasciamo per ultimo. Lasciamo per ultimo, però, dai. Prima di dare la parola a Santina, ogni tanto vorrei che Alfonso Murrei ci desse un suo piacevole intervento. Sì, sì. Poi parleremo della poesia, che è l'ultimo in ordine di tempo. Buonasera a tutti quanti, io sono emozionatissimo di stare qui. Porto la mascherina perché ho una tremenda paura dell'australiana, non a livello fisico, ma a livello... Io sono italiana, non ti pare. No. Quindi, chi detto per fare una foto? Prego. Puoi toglierlo solo per farti una foto senza mascherina, dai. C'è una lista. Ah, sei sempre gentile come sempre, grazie. C'è una lista, vero, per la foto? Una per lista. La... 100 euro la foto. Ok, con le bigalanti. Con le bigalanti. Grazie, sei sempre gentile. Basta. Allora, io ho ascoltato con somma serietà interna tutti quelli che mi hanno preceduto. E quindi gradirei un applauso per tutti quanti. Poi il simpaticissimo presidente ha quasi imposto a lei che ha accettato, perché chiaramente che questo diventasse il salotto della cultura, tra virgolette, capitolina, è un salotto in. Quindi un altro applauso ancora. Di Bruno non dico nulla perché non ho i termini così giusti per poter parlare di Bruno. E quantomeno mi emoziona la presenza di una mia carissima amica di dal 1981, che l'ammiro, sono io che ammiro lei. Lei ogni tanto vede le mie opere e dice: tu sei un po' pazzerillo, come architetto. Effettivamente, non è che sono completamente completo nella, diciamo, perimetrazione organica dell'architettura visiva e sensibile, sono un mio architetto. Detto ciò, che concludo perché non mi vorrei tediare. Ho colto delle sollecitazioni. La prima, Bruno continua a fare l'organigramma completo perché in me puoi contare per ottenere i finanziamenti. Non è che ce l'ho di tasca mia, però è il mio campo. Quindi sulle editorie, arti varie, ci stanno adesso dei contributi, già c'erano, adesso li hanno ampliati. Seconda cosa, sono rimasto contento di questa trasmigrazione di fare cultura, no? Perché io sono ABC, arte, bellezza e cultura, e ho sentito una parola che a me sta molto a cuore. La meno abilità, non la chiamo disabilità, io la chiamo la meno abilità. Tant'è vero che nel 1981, una legge uscita nel 89, nella mia in una performance universitaria della Sapienza, io feci un museo, già parlavo di rampe, parlavo di ascensori, parlavo di, per i meno abili, vero che nell'89 è uscita la prima bozza di legge. Per me i meno abili sono parte di me stessa, anch'io sono un invalido e ne vado fiero. Anche se ho sofferto come tutti quanti gli altri, però ne vado fiero, non mi sento assolutissimamente indietro come gli altri, sono in prima linea. Bravissimo! Dopodiché una parola la devo spendere per la squisita amica Angela, in cui ha nominato mia madre più volte. Io sono il figlio della seconda astrofisica matematica in Italia, 1947, la professoressa Curreri. La quale mi ha dato nel DNA mia madre, come a lei, nata mezzo all'arte. Mia madre mi ha dato la tecnica, il calcolo, mi ha dato il senso del rispetto di numeri non primari, non arrivo a tanto, e mi ha dato una disciplina mentale. E da mio padre ho preso l'arte, perché è stato un grande banista. Basti vedere l'altare di Monreale, l'altare di Cattolica Eraclea e altri mobili. Poi vado a tenere, se ti ho battuto, mio nonno ne ha fatti 21 di figli, mio padre è il numero 17. Bravo! Ti ho battuto. Però non mi concludo dicendo che la mia gioia, la mia contentezza di stare qui appresso a tutti i partiti, e anche purtroppo a chi ha il figlio malato o altri impedimenti, e soprattutto per lei, coraggiosa, perché dopo 3 mesi venire qui, noi ci sentiamo tramite Luciano. Sì, sì. Hai fatto fino ad oggi, fino ad oggi.
ho fatto un piccolo quadro, diciamo, di mio marito, perché lui è oltre 20 anni che mi accompagnava alle serate letterarie, di cui io sono stata onorata di vincere tanti tanti premi, di cui l'ho voluto dedicare. Hai fatto benissimo, grazie, grazie. Sei stata anche parte, e concisa, voi che siete qua. E concisa, e grazie. Hai fatto un perimetro molto limitato, sì. Dovrebbe essere molto più largo, certo. Sicuramente. Cuore. In quanto a questo meno giovane, così non si offende, dico questo, accettiamo tutti quanti di portare un granellino, che, perché se portiamo un granellino tutti quanti poi il sacco si riempie, sì. Per cui piena disponibilità e soprattutto con la parola di casa iniziamo a fare un percorso di far crescere la Dila sia a livello nazionale, che è già molto conosciuto, ma anche a livello internazionale, e qui ci sta un pezzettino dei paesi arabi, un pezzettino, lei sa tutto, un pezzettino, quindi dal re di Giordania, dalla regina Reina, dal principe del Libano, non abbiamo problemi di far promuovere sempre di più questa conoscenza di Dila. Angela conosce la mia storia, perché dico queste parole. Vi saluto, vi ringrazio, sono emozionatissimo ancora, a tutti quanti, e soprattutto l'ultimo che mi ha preceduto, grande artista, esponente di questa sua voglia, considerate che lui ha detto non faccio un libro, voglio fare un'antologia, ho sentito parlare latino, sono felicissimo, questa lingua mi piace, non è perché abbia fatto il classico o altre cose, perché siamo a Roma, ma il latino va mantenuto e va studiato, il latino va studiato, anche Fedez qualche parola la dovrebbe studiare insieme alla moglie Ferragni, così non avremo certamente degli strafalcioni. Io mi sono commosso a sentire parlare latino qui. Io vorrei ancora messi la lingua, pensate un pochino, che sarebbe forse una lingua che unisce tutti quanti, una lingua universale. È vero, anche se uno non sa le lingue, va all'estero parlando latino con un preto che padre si fa capire come è napoletano, che poi è la lingua originale. Grazie, Presidente, sono onorato. Grazie ancora, grazie veramente. Mi sto commuovendo, mi vado a sedere. Prendere politici scemo come spetanga da te le potenza nostra. Non posso. È stato molto vibrato, ma avrebbe voluto dire di andare a fare un cubo, ma avrebbe voluto dire di andare a fare un cubo alla lavagna. È bello. Sì. Grazie a lei.